Nel settore C troviamo come giudice di sponda il mio compagno di squadra Massimiliano Ferraro, che ora ci racconta un attimo come sta andando. Dici un po'. Niente, per ora sta uscendo, è uscito dalle belle Lecce a stella da 30-32 cm, più o meno prese sui 60-70 metri, insomma roba già pesante. Sono usciti due mugini da loro, qualche gallinella come pesce da fondo. Ora si aspetta il buio, perché sicuramente col buio uscirà qualche bella mormora, qualche bel sugarello. Insomma, la gara mi sembra che si sta bene. Inizia già, c'è già qualche pesce sostanzioso sì, nei sacchetti. Direi di sì. Non si è smentita voi? No, assolutamente, come sempre. Bene. Da sempre i suoi frutti. Andiamo ora a vedere dai varie box cosa hanno da raccontarci. Quello nei quali i nostri agonisti si stanno confrontando è sicuramente un arenile ad alta energia, costituito da un substrato che per i primi metri è soprattutto ciottoloso, comunque a grana spessa, un gradino pronunciato, poi un andamento abbastanza omogeneo che si tuffa abbastanza ripidamente verso il largo. Come vedete alle mie spalle ci sono ancora una quarantina di agonisti corrispondenti a due settori da 10 box ciascuno. Ogni box è composto da due persone con una canna a testa, cercando di fare una strategia di squadra il più intensamente possibile. Ora conosciamo una coppia che ho veramente piacere di presentare, perché sono i due ragazzi che vengono da più lontano. Sono dell'Etruria, di Grosseto, sono venuti qua a fare questo trofeo stasera, poi partono e domani mattina hanno l'ultima prova del loro provinciale. Sono veramente contento di questa partecipazione, andiamoli a conoscere. Ciao ragazzi, come sta andando la pescata? Per ora niente, sai? Niente di niente. Bene, come la state impostando per ora? Senti, per ora sto a provare un attimo con la sarda e con un americano grosso, per vedere se c'è qualcosa di bello. Ho capito. Per ora no, ancora nessuna bocca. Niente. Per ora niente, non so che dico. Sperando in nottata, più in là. Voi l'anno scorso eravate venuti qua, avevate fatto una bellissima gara da Grosseto, quindi non siete nuovi di questo campo gara. No, tu invece come la imposti la pescata? Ora sto pescando con il coreano sia a fondo che a galla, provando un po', se vuoi che toccata a fondo, vediamo un attimo. Quindi una pesca mista e una pesca al pesce grosso, strategia totale. Si prova proprio tutto per tutto, guarda. Bene, spero di ripassare tra poco speriamo, e di avere qualche bella notizia. Speriamo. Direttamente da Cecina, una che secondo me è tra le coppie più accreditate di questo trofeo, Giacomo Pettorali e il famoso nano Cristiano Fedeli. Una coppia molto eterogenea: da una parte un agonista tutta potenza, tutta forza fisica, dall'altra un super tecnico che è Cristiano. Ciao ragazzi, come sta andando la pescata? Sì. Oh, chi c'è? Sky. C'è Sky. Pescata, stanno mangiando vivi. Non so cosa è uscito di là. È uscito pesce? Di là, nel campo di là, è uscita un'orata, bella. Qualche riccioletta da 30 da ributtare. Ah. Un'orata, 3-4, l'ha presa Maurizio Pino. Diego? Sì. No, Maurizio Pino. Coppia con Stefano Maria. Poi qua sono usciti due cefali. Bello, qui, sì. Sì, uno accanto e uno là appena poco più là. E poi qualche leccetta, un po' di lecce grosse mi hanno detto. Non se ne è fatta. Tu le fatte? 31. Gallinella o cosella. Ah beh, qualche pesce ce l'avete allora. Come l'avete impostata più o meno la pescata? Mezza volta anche quando fuori c'è qualche pagello, che si può sotto il sedici. Quello pescano sotto. No, si torna sotto, si apre. Qua sotto ciò che si sotto. Ecco, so c'è un gradino misto, ciottoloso. Si lascia tutto, i primi 20 metri mangia no, più. No, sì, avete dato in coccia avete, sì. Non ho capito. Dipende un po' lì dalla corrente come ha spazzolato, ogni volta è un po' diverso. Probabilmente ha scoperto qualcosa. Stanno sulla roccia. Mino io.
Vediamo se riusciamo a riprendere una cattura in diretta adesso. Nano recupera con calma, la canna è abbastanza inarcata, è un vulcano, quindi è una canna potente. Una mormora. Iniziano ad entrare prima quelle un po' più piccole, poi inizierà ad aumentare molto rapidamente la taglia, perché ora siamo già buio, quindi quelle grosse entreranno a breve.